Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Era con lui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Tradisce il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo... E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva, fissandolo, disse: anche questo era con lui. Ma egli negò dicendo: donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: no, non lo so. Dicelo! Gesù rispose: anche se ve lo dico, non mi crederete. E se vi interrogo, non mi risponderete. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore. Costui solleva il nostro popolo, insegnato per tutta la Giudea, dalla Galilea fino a qua. Udito ciò, Pilato chiese a Quintilio: ma allora Gesù è Galileo? Sì, governatore, Gesù è un Galileo. Tu affermato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Gesù tace.